comunque sempre più vicino al traguardo playoff, che vale la pena a ribadirlo, non era l'obiettivo ad inizio stagione. Pillon sta facendo il massimo, difficile chiedergli di più. Col Verona si poteva forse fare meglio, ma poteva andare anche peggio. Ripetiamo il concetto: la rosa è buona, ma tutt'altro che eccelsa per caratteristiche da contropiede. Se solo si facesse un confronto tra il parco attaccanti del Pescara e quello delle altre squadre di alta classifica, avremmo una risposta più che esaustiva. Il gap è senza dubbio evidente e marcato. Ci fermiamo al solo reparto avanzato. Diverso invece il discorso legato all'atteggiamento. A Pillon si imputa una mentalità sparagnina, speculativa. Sarà anche vero, ma ha portato punti, precisamente 51, ovvero quinto posto, con due lunghezze di vantaggio sul Verona a grandi firme, costruito appunto per vincere. Dov'è dunque l'errore? Il verbo di Pillon lo si conosce non da ieri né dall'altro ieri, non è un novizio. La sua carriera è ben conosciuta, come pure il calcio espresso dalle tantissime squadre che ha allenato. È un tecnico concreto, pragmatico, bada soprattutto al sodo. Per caratteristiche Pescara è squadra, ripetiamo, da contropiede. Nei primi mesi di campionato aveva la gamba, come si dice in gergo, per ripartire negli spazi. In questo finale di stagione fa più fatica per una condizione generale che evidentemente non è più quella di prima. Le armi sono di fatto difesa e contropiede. Non c'è uno sviluppo della manovra dal basso, certo per mentalità, ma anche per le peculiarità di un organico non di primissimo livello, ma comunque ad un passo dai playoff, a cui alla vigilia nessuno pensava o credeva, a maggior ragione dopo l'incompiuta del mercato di gennaio. Per il salto di qualità sarebbe servito altro, ma anche questa è una storia arcinota.